la prima chiave di lettura della trasformazione di Milano viene da lontano e va lontano, ed è il cambiamento demografico. Qualunque discorso senza un'attenzione sul cambiamento demografico sarebbe priva di senso. Non è l'unico fattore, ma è un fattore fondamentale e ha delle conseguenze, a cui ci accenniamo. Ma vediamo due numeri. In questo grafico si vede nella una rappresentazione schematizzata della struttura per età della popolazione di Milano nel 1991 in primo piano e sullo sfondo la struttura della popolazione nel 2005, 15 anni dopo circa. Quali sono i grandi cambiamenti? Se ci si abitua a leggere il grafico si vedono molto bene. Gli elementi di cambiamento sono quelli che emergono dallo sfondo. Allora, al centro c'è una parte della sagoma che riempie un buco che esisteva nel 91 ed è la popolazione grosso modo agli anni dai 30 ai 45 anni. Questo è l'elemento innovativo. In gran parte questa popolazione, anzi quasi totalità di questa popolazione, è rappresentata da immigrati stranieri e da quella popolazione che ho chiamato prima con tanti nomi, che sono i creativi, fascia dei turisti, uomini d'affari, ma essenzialmente in gran parte sono immigrati stranieri e appunto popolazione di, li ho chiamati prima i dinchi, le coppie senza figli, singole coppie senza figli. Qui in fondo emerge un'altra importante componente che sono gli anziani, sono l'aumento degli anziani e guardate qui in fondo i grandi anziani, i grandissimi anziani, che rappresentano una componente importante comunque dell'invecchiamento della popolazione di Milano. Qui davanti ci sono i nati, i nuovi nati, c'è un aumento delle nascite che potete immaginare a chi è dovuto, non certamente un cambiamento della popolazione tradizionale di Milano, ma dei nuovi venuti, cioè dell'immigrazione straniera. Questo è lo stesso grafico visto al contrario dal di dietro. Stiamo vedendo in primo piano il 2005, quindi com'è Milano e com'era. Anche qui si vede molto bene. Che cosa manca oggi rispetto al 1991? Manca questa componente, della popolazione tra i 12 circa e i 30 anni e questa componente, la popolazione di 45-55 anni, sono i genitori che si sono portati via i figli e se ne sono andati in quello che i sociologi chiamano il periurbano, sono andati in Brianza, sono andati nella, hanno cambiato casa e hanno barattato un piccolo appartamento buio e rumoroso a Milano con una villetta grande e spaziosa con il barbecue in Brianza. Che abbiano fatto bene o male è irrilevante, quello che importa è che se sono andati ed erano circa 200.000, cioè Milano ha perso di colpo in pochi anni tra il 91 e il 95-97, ha perso di colpo 150.000 giovani che hanno smesso di andare a dischi, andare al cinema, a popolare i luoghi pubblici di Milano e così via. Allora, di colpo Milano è invecchiata molto di più per questo cambiamento che non per altro. Qual è il risultato? Questo è il risultato. Questa è l'area di Milano che si intravede, di cui si intravede il confine in giallo, in cui è rappresentata questa tecnica di rappresentazione di mappatura è rappresentata la densità di anziani,
quanto più è scuro, tanto maggiore è il numero di anziani, e si vedono abbastanza bene come gli anziani sono fortemente concentrati a Milano e in alcuni comuni dell'industrializzazione storica, attorno a Milano, in particolare Sesto, Cinisello e Bresso, e Monza in parte. Però è un fenomeno squisitamente milanese, l'invecchiamento della popolazione e la, che ha come dato l'accezione forte, elevata concentrazione di popolazione anziana, è un fenomeno squisitamente milanese. Qui lo si vede meglio, in particolare si vedono quali sono le zone in cui c'è più forte questa concentrazione di anziani. Interessante vedere che la popolazione anziana non è distribuita nelle periferie, perché le periferie sono un fenomeno relativamente dinamico nel sole di Milano, ma rappresentano il risultato di una, diciamo, stratificazione e distribuzione sul territorio che risale indietro almeno al primo dopoguerra, a metà fino agli anni 70. L'altro fenomeno a cui avevo accennato prima è ben visibile in questa immagine, un po' schematica, forse non facilissima da leggere, ma secondo me di grande interesse. Questa rappresenta in colore rosso, rappresenta i luoghi in cui c'è maggiore presenza di questa nuova componente della popolazione di Milano, che sono i single e le coppie senza figli. Come dicevo prima, è questa popolazione con buon reddito, alti consumi culturali, e che tende a insediarsi in una serie di zone che io direi in qualche modo si possono descrivere come una Y. State attenti che questa è una mappa che rappresenta le percentuali, come dire, non bisogna farsi fuorviare da alcuni elementi periferici che rappresentano dei casi non importanti dal punto di vista quantitativo. Dal punto di vista quantitativo quello che conta è l'insediamento lungo questi due assi che io chiamo la Y, e che coincidono con diciamo, l'identificazione, sono facilmente identificabili come quelle zone chi ha un po' l'esperienza di Milano sa riconoscere, per intenderci, la zona dell'isola, dei Garibaldi, l'area di Città Studi, oltre alla parte centrale di Milano, e la zona verso Porta Genova. Allora, la mia tesi è che ci sia che questo stia a dimostrare la sostituzione di una nuova popolazione alla tradizionale ricca borghesia milanese, perlomeno in alcuni luoghi. In altri si sostituiscono e trasformano il territorio, spesso un territorio tradizionalmente caratterizzato da una popolazione operaia, come il caso della Bovisa, ma come il caso dell'isola o di Porta Genova. Questo credo sia forse l'elemento uno degli elementi da tenere presente, a tutti noto, ma è molto importante localizzarlo, perché lì si spiegano e si comprende il senso anche di trasformazioni territoriali. Terzo elemento che dicevamo prima, l'immigrazione straniera. L'immigrazione straniera è una distribuisce sul territorio a Milano secondo regole molto più profonde di quanto comunemente si ritenga,
e non occupa affatto diciamo casualmente i luoghi abbandonati da altre popolazioni. Cominciamo a vedere la casa più tradizionale, che sono i cinesi. I cinesi sono una delle componenti dell'immigrazione straniera a Milano più numerose, insieme agli egiziani e ai filippini. Anzi, i filippini sono la componente più numerosa secondo le risultanze anagrafiche. Qui si legge abbastanza intuitivamente la distribuzione sul territorio, dove i colori sono più densi, significa che c'è maggiore concentrazione di persone. Questa rappresenta la mappa, insisto, rappresenta la numerosità della popolazione. E quindi ci dice dove stanno. Stanno molto compattati attorno al nucleo originario di insediamento dei cinesi, come è molto nella tradizione culturale dei cinesi, di mantenere fortissimi legami familiari e di costruire una rete sul territorio molto compatta che consente il mantenimento di questi contatti. I filippini invece vengono, diciamo, si insediano a Milano, direi tradizionalmente si dice a pelle di leopardo, si distribuiscono non a macchia d'olio, perché non occupano qualunque territorio, ma sono molto più distribuiti perché probabilmente ci sono sicuramente dei legami di tipo culturale che danno vita a delle forme comunitarie più o meno stabili, più o meno forti, ma la loro strutturazione sul territorio e il tipo di rapporto che hanno con la città, che è legato essenzialmente ai servizi, non richiede una strutturazione, la costruzione di una struttura, di una rete sul territorio così forte come quella dei cinesi. Terzo e ultimo esempio, possiamo prendere quello degli egiziani, che sono concentrati in 5 punti della città, fortemente concentrati, la localizzazione non è centrale, non è periferica, assolutamente non periferica, e l'impressione che io trarrei da questa distribuzione è che stia a confermare l'idea che gli egiziani si sono fortemente radicati sul territorio, hanno costruito delle loro reti socioculturali molto forti, molto nette, probabilmente è la popolazione meglio integrata nella città di Milano, la popolazione straniera meglio integrata, se per integrato si intende fa riferimento a un livello di stabilità e di diciamo, e anche di identificazione di una propria identità specifica, ma in un contesto multietnico. Gli italiani in fondo, gli egiziani sono multietnici e pongono problemi analoghi a quelli che pongono gli stranieri per gli italiani.